Il ministro ha ritenuto di visitare scuole che si sono distinte per particolari attività. Quella di Silvi è una scuola tra queste, non solo per le attività ma anche perché ha un nuovo edificio che il ministro vuole visitare, ristrutturato con un progetto proprio del ministero. Sono molto orgogliosa per l'accoglienza che l'Abruzzo ha riservato al ministro. In questa scuola i ragazzi l'hanno trattata con grande affetto, un'accoglienza che è degna davvero della nostra regione. Noi come Nuovo Centrodestra sosteniamo questo governo perché sta facendo delle cose nelle quali noi crediamo e per questo motivo noi abbiamo organizzato la scorsa settimana a Rivisondoli una manifestazione nella quale ci siamo ritrovati, nella quale abbiamo ritrovato le ragioni di sostegno a questo governo, che sono tutte le cose che sta facendo, tra le altre anche la riforma della scuola nella quale noi crediamo molto, nella quale per esempio grazie al nostro contributo sono state inserite delle cose importanti. State pensando di passare anche a livello locale con il centro-sinistra? Assolutamente no, il Nuovo Centrodestra nasce come una forza di centrodestra, qui in Abruzzo si è candidata contro Luciano D'Alfonso e rimane all'opposizione. Noi cambieremo nome perché abbiamo dato vita a un progetto più grande assieme agli amici dell'UDC, che è Area Popolare, che da qui a qualche giorno vedrà la luce come partito unico, dopo aver dato luce ai gruppi parlamentari che già si sono costituiti da qualche mese.